Il professor Gilberto Corbellini è filosofo della scienza, è professore di storia della medicina all'Università La Sapienza di Roma e anche dirigente del CNR. Professor Corbellini, nella narrazione generale sul Covid-19, ci sono elementi comuni con epidemie del passato, le grandi epidemie del passato? Io vedo delle foto, ad esempio, non so, della Spagnola. Vedo signore che entrano nel tram con la mascherina, vedo ospedali da campo, vedo situazioni molto simili di quelle che vediamo oggi nei telegiornali. Beh, ci sono certo similitudini con il passato. È vero che apparentemente la spagnola come dire, ha prodotto una risposta, diciamo che da un lato sempre in termini di reazione psicologica e da un lato di organizzazione sanitaria in qualche maniera somiglia alla nostra, però durante la spagnola non fu chiuso tutto, insomma, le attività continuarono, addirittura i processi si facevano per le strade, i giudici portavano le scrivanie per strada e facevano, diciamo, i processi per strada, le attività sono andate avanti. Di solito, diciamo, le quarantene consistevano nella chiusura di una città o nel fatto che una nave rimaneva all'ancora lontano dal porto. Ma poi insomma, tutto intorno l'attività economica e sociale proseguiva. Ma l'informazione, professore, fermiamoci alla spagnola, che è l'esempio forse più vicino e che più in qualche maniera ci fa emotivamente pensare a qualcosa che riguarda anche i nostri tempi. I canali di comunicazione erano molto più limitati, oggi c'è una comunicazione capillare, individuale. E come circolava la notizia e Sì, ma soprattutto questo. le prese di precauzione, come venivano comunicate? Allora, intanto venivano emanate, diciamo, indicazioni, ordinanze, così come si fa ora. Insomma, il fatto è che la spagnola si chiama spagnola, come lei ricorderà bene, perché la Spagna era l'unico paese che non partecipava alla Prima Guerra Mondiale e quindi non aveva la censura. E quindi la notizia venne dalla Spagna, perché le notizie non venivano date dai diversi paesi per non mettere gli altri, i nemici, nelle condizioni di ipotizzare che loro fossero in una situazione di debolezza. Consideriamo che la spagnola è circolata in un momento in cui ancora l'informazione intanto circolava sulla base di un controllo burocratico totale. In secondo luogo, non si sapeva nulla, non si sapeva quale fosse la causa. Noi oggi sappiamo tutto, noi oggi dopo 8 giorni sapevamo le sequenze del virus, sappiamo la patogenesi, sappiamo come si trasmette, sappiamo tutto. Durante la spagnola non si sapeva niente, c'era una ventina di ipotesi su quale potesse essere l'agente causale. Quindi noi oggi abbiamo una quantità enorme di informazione, questa quantità enorme di informazione per certi aspetti al momento sta anche riuscendo a tenere un po' sotto controllo i comportamenti, perché se una cosa del genere come il lockdown di cui parliamo fosse stato fatto, diciamo, ai tempi della spagnola, non sarebbe stato facile tenere sotto controllo una società che non aveva la televisione, non aveva internet, non aveva tutta una serie, diciamo, di condizioni e che sarebbe andata rapidamente verso l'impoverimento e il degrado sociale. Oggi, insomma, riusciamo anche grazie a questa circolazione di informazione a tenere le cose un po' sotto controllo. Poi c'erano ovviamente tutte quante le fake news, cioè immaginiamoci, insomma, in regime di guerra, tutte quelle teorie del complotto, l'idea, insomma, che la malattia fosse stata mandata fuori da qualche potenza straniera. Queste cose, come vede, insomma, ci sono anche oggi. Però devo dire che rispetto all'impatto che potrebbero avere o che hanno avuto, per esempio, nel caso dei vaccini, mi pare, insomma, che le cose al momento siano ancora un po' più contenute. C'è sempre stata una ricerca di un colpevole in tutte le grandi pestilenze del passato, anche quelle più remote, come oggi dicevano prima i cinesi, poi sono diventati i milanesi, poi adesso non si sa bene chi siano i colpevoli. Sta nel nostro cervello la ricerca del capro espiatorio, cioè noi abbiamo un cervello che è fatto in modo tale per cui dobbiamo sempre trovare la causa di quello che ci accade, e se la causa di quello che ci accade non la possiamo vedere o toccare con mano o riprodurre, e poi c'è sempre da fidarsi comunque di chi ci porta delle prove, noi additiamo a
a dei colpevoli che sono gli stereotipi nel Chi sono Medioevo, stati i grandi colpevoli del passato? Gli ebrei, sì, soprattutto. gli ebrei regolarmente, poi i migranti, ovviamente gli stranieri sono sempre i colpevoli, insomma, quindi in questo momento ancora non è venuta fuori la questione, ma un po' insomma sia Trump che qualcun altro insomma ha tirato in ballo i migranti, ma questo fa proprio parte della nostra psicologia cognitiva, cioè noi consideriamo, ci siamo evoluti ritenendo che lo straniero, in quanto sconosciuto, possa anche essere portatore di diverse minacce, o è una persona che ci vuole aggredire, uccidere, rubare le donne, o altrimenti può anche essere portatore di una malattia. E poi le persone che non sceglievano quella strada, quando via via vedevano che i governi non erano in grado di tenere la situazione sotto controllo, come dire, andavano a provocare un qualche tipo di cambiamento. Non dimentichiamoci che le epidemie soprattutto sono state anche il motore dell'evoluzione burocratica dell'Europa. È sulla base dell'esigenza di avere informazioni sulla presenza o meno in luoghi più o meno distanti di casi, di epidemie, quindi della necessità di creare dei cordoni sanitari, oppure l'esigenza di sapere se all'interno della società c'è qualche sommovimento che vuole, capovolgere l'ordine politico. Ecco, queste esigenze hanno poi fatto sì che, le burocrazie si siano sempre più organizzate, meglio organizzate per raccogliere informazioni, elaborare informazioni e fornirle ai Lei decisori. mi sta citando l'attualità, i sistemi Sì. di controllo digitale di cui si parla, tutti hanno scoperto che lo smart working è possibile, il digital divide che sembra superato improvvisamente anche nella scuola italiana che era anni luce indietro rispetto all'attualità. Sì, ma guardi, qui entriamo in questioni comunque noi stiamo sperimentando per la prima volta, cioè questa pandemia è una cosa del tutto nuova e dal modo in cui ne usciremo insomma anche secondo me con qualche danno, dal modo in cui ne usciremo noi avremo imparato tantissime cose, perché poi con una tecnologia e una scienza oggi così potenti si possono, mettere a punto e sviluppare modalità per intervenire. Non dimentichiamoci però che abbiamo a che fare con un virus che è insomma, estremamente, tra virgolette, intelligente, che si sta già adattando a prendere le misure delle nostre contromisure. E poi, per quanto riguarda il problema dell'isolamento o del distanziamento, io temo che si stia sottovalutando troppo quello che è quelle che sono le esigenze di base della convivenza umana e della stabilità psicologica delle persone. Insomma, fino a quando speriamo che funzioni per sempre un bel po' internet e tutta una serie di cose, noi forse riusciamo anche a tirare in ballo, ma le previsioni che stanno facendo gli psichiatri sull'impatto in termini di disturbi mentali di quello che sta accadendo, a mio parere, proprio da parte dei decisori politici, e se vogliono che noi usciamo da questa situazione anche con le forze per poi riprenderci, ecco, questi dati andrebbero tenuti in seria considerazione. Grazie professore, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno.